Sei storto, sei scemo, bassino, sei brutto. Mi sembri un gnomo, con le gambette corte, con le manine storte, con 4-5 menti, tu sei veramente storto. Sì, ma non troppo. Stortini, eccoci qui un nuovissimo video. Oggi sono qui perché Google mi ha invitato per la prima volta a provare la loro nuova piattaforma di gaming e streaming. Di cosa si tratta? Stiamo parlando di Google Stadia. Ora vi andrò a spiegare nel dettaglio di cosa si tratta. Prima di mostrarvi come funziona, vi volevo avvisare che Google Stadia attualmente è disponibile solo nella versione Stadia Premiere Edition. Cosa comprende la Stadia Premiere Edition? È un pacchetto che costa 129€, che è appunto quello che ho io qua, che comprende un joypad Stadia, 3 mesi di abbonamento al servizio Stadia Pro e un Chromecast Ultra 4K. Ora ci spostiamo sul PC così vi mostro come funziona. Bene, allora ci troviamo sul mio PC. Allora, innanzitutto partiamo dalla cosa più importante. Come funziona Google Stadia? Avete presente quando vedete i film in streaming che voi ovviamente prendete un film, lo aprite e vi parte subito il film? Ecco, Google Stadia funziona allo stesso modo. Voi scegliete un gioco, fate play e il gioco vi partirà in automatico. Avete capito bene, infatti non vi servirà scaricare nessun gioco. Quindi il primo vantaggio di avere Google Stadia è non avere lo sbatti di aspettare il download per scaricare il gioco. Non vi servirà una console, perché infatti potrete avere Google Stadia anche in giro, perché lo potrete utilizzare anche sul vostro cellulare. Potete mettere benissimo il gioco in pausa, quindi se voi state giocando ad esempio sul PC e fate caso che la mamma vi chiama per andare a fare la spesa con lei, voi potete benissimo prendere il cellulare, aprire l'applicazione di Google Stadia e fare play. E il gioco vi riprenderà appunto da dove l'avete lasciato. Ora vi faccio un esempio. Praticamente io ho scaricato l'applicazione di Google Stadia sul cellulare. Infatti tramite l'applicazione potete aggiungere alla vostra raccolta dei giochi i titoli che preferite. Io ho aggiunto Destiny 2 e il gioco di Samurai Shadow, che sono appunto dei giochi gratuiti che ti offre Stadia Pro. Allora io ad esempio adesso ho Destiny 2 nella collezione, facendo il tasto play, guardate un po', il gioco mi parte immediatamente. Come avete potuto vedere, il gioco mi era partito immediatamente, quindi non dovevo aspettare nulla di nulla, nessun download, cosa che veramente mi fa sempre girare le scatoline quando compro un gioco. E diciamo che questa è una delle cose che mi piace di più. Ma ora vi voglio mostrare anche che Google Stadia si può utilizzare sia su televisione tramite il Chromecast che vi ho mostrato prima, quella specie di aggeggino nero che si attacca tramite HDMI dietro la vostra TV. Poi potete giocarci sul vostro cellulare Android oppure su PC tramite browser, ovvero Google Chrome. Per giocare da Google Chrome vi basterà andare sul sito stadia.com e vi porterà appunto alla vostra pagina, dove dovrete fare ovviamente l'accesso al vostro profilo e tutto il resto. Il joypad di Google Stadia è veramente comodissimo, perché lo potrete collegare sia al vostro Android, infatti c'è un cavetto che è compreso dentro al pacchetto che vi dà la possibilità appunto di collegare il vostro joypad al cellulare, ma ovviamente lo potete utilizzare anche da PC oppure da televisione. Il joypad può essere utilizzato anche tramite wireless sia su PC che su televisione. Google Stadia è stato lanciato da pochissimi giorni e attualmente è presente solo l'abbonamento quello Pro, ovvero da 9,90€ al mese, che ti permette di avere una risoluzione fino a 4K, a un frame rate a 60 fps, un audio 5.1. In più comprende anche dei titoli gratuiti, come vi ho fatto vedere prima, Destiny 2 e molti altri, e sconti sull'acquisto dei giochi. Infatti, come funziona? Ovviamente sottoscrivendo l'abbonamento a 9,90€ non avrete tutti i giochi sbloccati e potrete giocare a tutti i titoli, ma potrete avere sì dei giochi gratuiti, ma altri giochi li dovrete acquistare e li troverete nella libreria del vostro profilo. Quindi vi basterà poi semplicemente schiacciare
un tasto, come vi ho fatto vedere prima, e il gioco vi partirà immediatamente. Nel 2020 dovrebbe uscire anche un pacchetto base gratuito, quindi che non costerà nulla, che vi permetterà di avere una risoluzione fino a 1080, un frame rate sempre a 60 fps, però ovviamente non avrete né i giochi gratuiti e né sconti sui titoli presenti appunto in Google Stadia. Ragazzi, io spero di avervi detto tutte le cose giuste, perché comunque essendo una cosa nuova anche per me, ho cercato di informarmi il più possibile, però devo dire che è veramente una cosa interessante, soprattutto per chi ha problemi di memoria, cosa che a me capita spesso, e vuole comunque giocare immediatamente, vuole giocare in giro, perché comunque potete giocarci da cellulare. È una cosa veramente veramente molto interessante. Io spero che questo video vi sia stato utile. Scrivetemi sotto nei commenti cosa ne pensate di Google Stadia. Se avete domande anche, scrivetemi sotto nei commenti che cercherò di rispondervi. E niente ragazzi, questo era appunto Google Stadia e volevo mostrarvelo. Speriamo che questo video vi sia piaciuto e un salutone come sempre dal vostro storto, ma non troppo. Ciao belli!